Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica settimanale di Confindustria Chieti Pescara Rete 8. Nella puntata odierna parliamo di un tema che sembra essere trascurato talvolta da alcune organizzazioni produttive, vale a dire l'employer branding, cioè concepire i luoghi di lavoro non solo come realtà in cui generare prodotti e servizi, ma anche capaci di essere portatori di istanze importanti come la creazione di un plus quale il benessere. E questo si ripercuote ovviamente a livello di differenziazione dai competitors e funge da fattore attrattivo sia per clienti che per i lavoratori. Ne capiremo qualcosa in più nel corso della nostra puntata con gli ospiti che sto per presentarvi. Vado a salutare in collegamento Maria Raffaella Caprioglio, che è presidente di Umana. Buonasera. Buonasera a lei e ai telespettatori. E ancora, sempre da remoto, saluto il presidente Sicuritalia Multiservice, nonché componente del Consiglio Generale di Confindustria Chieti Pescara, Lorenzo Mattioli. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. In studio abbiamo Maria Franca D'Agostino, che è presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Con questi nostri quotati ospiti siamo pronti per entrare nel vivo della nostra trasmissione. La prima domanda va all'ospite in collegamento, la Presidente Caprioglio, alla quale desidero chiedere come tutto quanto abbiamo esposto va ad influire in un momento come questo che stiamo attraversando, in cui la ricerca del lavoro sembra essere una vera e propria emergenza, appunto come tutti questi elementi si vanno a ripercuotere nel tessuto delle aziende e dei lavoratori. A lei. Sì, il tema dell'employer branding, che di fatto è qualcosa che esiste da molto tempo, è diventato di grande interesse e moda, se così posso dire, in questo momento. Momento nel quale le aziende si trovano nella condizione di presentarsi in maniera positiva, sicuramente ai loro clienti, ma ancora di più alle persone che devono inserire in azienda, inserire e trattenere. Employer branding non è altro che un lavoro che l'azienda deve fare della conoscenza di ciò che produce, delle iniziative di welfare che ha messo in atto, di chi è sostanzialmente. Perché non dimentichiamo che moltissime aziende, piccole, medie, grandi del nostro paese, aziende straordinarie, lavorano per il cosiddetto B2C. B2B, scusi, quindi il business to business, e non sono conosciute dal grande pubblico. Quindi è evidente che nel momento in cui un giovane deve scegliere un'azienda nella quale andare, preferisce sempre andare in un'azienda che ha una notorietà di marchio o della quale si parla per tutte le iniziative che fa. Questo vale anche per le persone che sono in azienda, perché oggi in qualche modo il poter raccontare della propria azienda è qualcosa di estremamente importante. E quindi noi stiamo lavorando moltissimo da questo punto di vista, nel raccontare alle imprese che in qualche maniera, se posso usare questo termine, devono anche vendere ciò che fanno, anche perché io dico sempre che tutte le aziende italiane hanno da raccontare in termini positivi ciò che fanno. Si tratta di trovare, c'è un metodo evidentemente, non è una cosa nella quale ci si improvvisa, è un servizio che ci viene sempre più richiesto peraltro e che parte nel nostro caso, come, visto che Umana è un'agenzia per il lavoro e quindi le aziende si rivolgono a noi proprio per aiutarle a trovare le persone, talvolta perché hanno perso delle persone e quindi ci dicono abbiamo bisogno di sostituirle, e noi interveniamo dicendo loro sì, benissimo, noi facciamo questo, però suggeriamo di fare un lavoro proprio sull'employer branding, quindi mettere a sistema ciò che di fatto un'azienda fa già,
dando valore sia all'esterno che all'interno di tutte le iniziative che l'azienda mette in atto. E ripeto, non è da inventare nulla di nuovo, perché tutte le aziende, soprattutto nell'ultimo periodo, hanno cercato di fare delle azioni positive per i loro collaboratori e di riflesso anche per i loro clienti. Domanda che mi viene dal suo intervento, non c'è il rischio in questa fase di in qualche modo fare uno storytelling che sia poco fedele? È una provocazione, no, ovviamente. No, perché se vogliamo stare alla definizione di storytelling, è il racconto rispetto ai fatti, cioè rispetto a cose che si fanno davvero. Hanno in questo caso più che mai le bugie hanno le gambe corte, nel senso che poi si fa presto a smascherare qualcosa che non è vera. E questo sicuramente è la prima cosa che noi diciamo alle aziende, che vanno raccontate solo le cose che si fanno veramente. Ma questa diventa anche un'occasione per implementare nella propria attività iniziative alle quali talvolta non si è pensato, anche cose molto semplici, ma che comunque hanno un grande effetto. Di sicuro mai e poi mai raccontare le iniziative che in realtà non fanno parte del vissuto aziendale. Mi sembrava una giusta sottolineatura, grazie per questa precisazione. Andiamo dall'altro ospite in collegamento, il presidente Mattioli, che rappresenta un'azienda, leggo testualmente per non tralasciare nessun dettaglio, un'azienda leader nel mercato italiano della sicurezza dal 1956, oggi con 17.000 dipendenti, con anche sedi in San Giovanni Teatino, L'Aquila, Vasto, Avezzano, Sulmona, una ovviamente azienda associata a Confindustria. E quindi con questo background chiedo a lei, Presidente, la vostra visione di questo tema. Qual è? Ma intanto grazie e complimenti per la trasmissione, davvero molto interessante. Sì, come diceva lei, la nostra è un'azienda, direi, storica, leader nel settore della sicurezza, che nasce al nord Italia, nasce a Como, già al secondo cambio generazionale, eppure siamo molto presenti in Abruzzo. Io ci tengo particolarmente perché la mia famiglia, mia mamma è di origine abruzzese, quindi sono particolarmente legato alla terra da cui lei sta trasmettendo. E io credo, noi, come si dice in gergo, adesso un po' per addetti ai lavori, siamo una grande azienda labor intensive, cioè ad alta intensità di manodopera, e per noi oggi è più che mai fondamentale, ovviamente, non solo attrarre sempre di più giovani, ma siamo in continua e costante ricerca anche di forza lavoro. Tra l'altro stiamo, come ricordava lei, facendo anche importanti investimenti in una regione dove sempre di più ci stiamo integrando, non solo, mi lasci dire, nel campo dei servizi tradizionali, ma anche quelli fortemente innovativi su cui l'azienda sta investendo molto. Quindi per me oggi essere qua e fare anche un'attività di qualche è un grande piacere, oltre che un grande onore. Io credo che questo settore della sicurezza oggi più che mai da tutti è percepito non più solo come, tra virgolette, una commodity, ma come un settore essenziale e vitale nella vita di tutti i giorni. Abbiamo visto purtroppo in queste ore quello che è capitato e che sta capitando, anzi va tutta la mia massima solidarietà, dove anche noi siamo in campo, perché oggi la sicurezza ci abbraccia a 360 gradi, quindi non è solo l'impunità fisica o la domestic violence, ma riguarda il rischio sulle frane, il rischio idrogeologico, sul quale noi per esempio siamo fortemente all'avanguardia anche con sistemi molto innovativi che abbiamo acquisito anche dalla nostra lunga esperienza all'estero. Mi lasci dire che da poco abbiamo acquisito uno dei più grandi gruppi europei del settore della sicurezza, e tant'è che oggi siamo il secondo gruppo europeo, quindi anche un po' un orgoglio italiano. Non abbiamo ascoltato l'ultima parte dell'intervento del Presidente, ma comunque abbiamo ben colto il messaggio. Stiamo parlando di una realtà che ha un tessuto ben radicato nel nostro territorio, ma non solo, che riesce ad attrarre in virtù di quello che ha fatto in passato, non solo grandi capitali, ma giustamente anche dei lavoratori. In un mondo del lavoro che si profila sempre più composito, noi sappiamo bene che tutto ciò che riguarda
Il discorso di genere, quando parliamo di donne, credo che sia chiara qual è la situazione. Quando si parla di questo tema, il genere femminile sembra essere alle prese con un percorso a ostacoli. Vorrei sapere esattamente dalla Presidente D'Agostino qual è lo stato attuale e come aziende e donne si stanno rapportando in questo, tra l'altro, momento storico così delicato. Buonasera a tutti, grazie, rinnovo il ringraziamento per l'invito. Sì, il problema della parità di genere è un problema sempre attuale, anzi oggi ancora di più nel mondo del lavoro, proprio per quello che a cui abbiamo assistito durante la pandemia. Ecco, io tengo a sottolineare la parità di genere e le pari opportunità, perché la parità di genere sono gli uguali diritti che le donne sulla carta hanno conquistato. È diverso il discorso delle pari opportunità, cioè le donne dovrebbero essere messe nella condizione di partecipare al mondo lavorativo al pari degli uomini, cosa che invece appunto abbiamo visto che non c'è, perché durante la pandemia sono state le donne che hanno dovuto sopportare ed essere al tempo stesso lavoratrici, madri, casalinghe, e sfortunatamente nella maggior parte dei casi sono state costrette anche ad abbandonare il posto di lavoro. Ora, nell'ambito, vorrei dire una cosa, che in Abruzzo abbiamo avuto dei dati molto importanti, perché a differenza delle altre regioni d'Italia siamo posizionati al terzo posto, perché il 25,7% delle imprese totali è a guida femminile. Ed è un dato, diciamo, anche molto molto importante, perché testimonia che nella nostra regione c'è una grossa partecipazione, e questo dato lo ritroviamo anche con il riferimento alle aziende artigiane, dove siamo addirittura al primo posto in Italia. Però a fronte, diciamo, di questi dati positivi e anche al percorso fatto in questi anni dalle donne, dove abbiamo finalmente sfondato il famoso tetto di cristalli con la Premier Giorgia Meloni e con la prima donna Presidente della Corte di Cassazione, purtroppo ancora oggi dobbiamo fare i conti con una mancanza di welfare adeguato, sia a livello nazionale che aziendale, che impedisce poi alle donne di conciliare effettivamente la propria vita, l'attività professionale con la cura della famiglia. Quindi, ecco, credo che questo sia un dato che debba essere ancora più approfondito sia dal legislatore che dalle aziende, per poter dare una maggiore spinta occupazionale al mondo femminile. Le vostre proposte, perché so che siete molto attive, lei è una Presidente che si dà un grande affare e le va riconosciuta questa voglia di essere sempre attiva e di portare istanze propositive. Che cosa state facendo concretamente? Allora, guardi, in un campo, diciamo, simile, che riguarda sempre appunto le pari opportunità, si parla sempre di donne, della mancanza di donne per quanto riguarda l'occupazione nei CDA. O comunque ci sono poche donne, o donne non competenti o non particolarmente preparate. Ecco, in questo momento noi abbiamo aderito ad un progetto nazionale, Women on Board 2023, che è un corso di 7 moduli con 14 lezioni, che proprio rivolto a delle donne che già hanno una particolare preparazione, ovvero sia una laurea magistrale o l'iscrizione almeno 10 anni agli albi degli avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro, proprio per far sì che alla fine di questo corso noi potremo avere delle donne qualificate, certificate, perché ci sarà un esame finale, e una lista dalla quale si potrà attingere per le aziende pubbliche e private ad avere finalmente, e non sentirci dire, ecco, finalmente che non ci sono donne preparate per ricoprire questi posti. Questo è appunto sempre per diminuire quel gap che esiste anche in questo ambito, purtroppo. Decisamente, complimenti per questa iniziativa, che ci parla di inclusione e di employer branding, e con questo binomio vorrei andare dalla Presidente Caprioglio in collegamento per, se possibile, arricchire questa parte della nostra chiacchierata con qualche esempio. A lei la parola. Grazie. Beh,
Io faccio poca fatica a portare un esempio, perché Umana è un esempio. Noi, beh, al di là che io sono la presidente, orgogliosamente presidente di questa azienda, dal 2012 e per molti anni vicepresidente, la nostra azienda oggi è per l'85% costituita da donne. Siamo arrivati in tempi meno recenti anche al 97, poi diciamo abbiamo equilibrato un po' le cose, ma al di là di quello che succede in Umana, e non è una scelta di campo, è una scelta dovuta al fatto che le donne sono molto più brave nella mediazione, il nostro è un lavoro di mediazione. Noi però ci siamo attivati, abbiamo vinto il bando Conciliamo nel 2021 proprio per facilitare il reinserimento dalla maternità all'interno di Umana, e anche per l'inclusione in generale delle persone disabili e anche di chi ha dei problemi di disabilità in famiglia, e quindi siamo orgogliosi di essere arrivati assolutamente primi per questo bando in Italia, perché abbiamo messo in piedi azioni importanti. Peraltro, siccome quando c'è stato il Covid è un po' tardato l'avvio di questo bando, noi avevamo già fatto tutte le azioni per le quali avevamo partecipato, indipendentemente dalla riuscita del bando, e ne abbiamo inserite molte altre. Abbiamo poi un'altra iniziativa a cui tengo molto, che facciamo, che è Ingegno al Femminile, quindi un premio dedicato alle donne laureate in ingegneria, e che facciamo con l'Ordine degli Ingegneri nazionale, e anche questo ci sta dando sempre più soddisfazioni. Io però mi permetto di dire, per la mia esperienza di donna che lavora ormai da molti anni, tra l'altro la mia prima esperienza lavorativa è stata in Confindustria a Venezia, e sono stata la terza donna funzionaria d'Italia in un ambiente popolato soprattutto da uomini. Io credo che al di là di quello che possono fare le aziende o le leggi, sia anche una questione di cultura, perché è una, per una donna, anch'io sono madre, e fare, impegnarsi nel lavoro significa fare delle rinunce, significa anche investire nella libertà di poter lavorare, e quindi è anche una questione di cultura. A me dispiace moltissimo quando sento che le donne devono stare a casa perché devono scegliere tra il lavoro e la famiglia. Ecco, io dobbiamo attivarci tutte e tutti perché questa cosa non succeda più, lavorando moltissimo anche nella cultura, nella diffusione della conoscenza tra colleghi, colleghe, ma le donne stesse, perché è più faticoso, ma si può fare in qualche modo, si può fare. Assolutamente, ne sappiamo qualcosa. Volevo chiederle, visto che la Presidente D'Agostino parlava prima del periodo Covid e del conto salato che hanno pagato le donne, dal suo osservatorio che cosa ha visto e come ci stiamo riprendendo da questa situazione? Allora, il nostro è un osservatorio che mi fa leggere le cose positivamente, perché in Umana abbiamo il 50% di Umana lavoratori temporanei, perché dobbiamo distinguere le cose. Noi abbiamo 1500 dipendenti come Umana, ma circa 33.000 lavoratori ogni giorno inseriti nelle nostre aziende clienti, e di questi sono 50% donne e 50% uomini. Peraltro, aggiungo, visto, spero di avere lo spazio, che noi rispettiamo la parità retributiva e contributiva per legge, il che significa che non abbiamo differenze salariali tra uomini e donne, e durante il Covid è stato uguale, cioè purtroppo abbiamo avuto evidentemente molte persone che hanno finito il periodo di contratto in quel momento, che non sono state rinnovate, ma abbiamo avuto le coperture delle casse Covid dedicate ai lavoratori temporanei, per cui ancora una volta i lavoratori temporanei, contrariamente a quello che talvolta si dice, hanno avuto la garanzia comunque di ricevere una retribuzione e di riceverla subito senza aspettare che arrivasse da fuori, perché comunque eravamo noi a darla. E questo è successo in questi momenti, è successo nei periodi della crisi finanziaria del 2008, perché anche in quel caso lì spesso erano solo i nostri lavoratori a ricevere gli stipendi nelle aziende, perché siamo noi a darli direttamente, e anche in questo caso con grande orgoglio posso dire che nei nostri 25 anni di storia non abbiamo mai tardato un giorno nel riconoscere le retribuzioni ai nostri lavoratori, uomini e donne che fossero, evidentemente.
Grazie per questo contributo incoraggiante. Vado dall'altro ospite in collegamento, dottor Mattioli. E cito qui un dato che mi sembra molto importante, che riguarda l'employer branding in termini di ingaggio delle professionalità in circolazione, e quindi le persone, le aziende, i manager che decidono di approcciarsi a questa logica e a queste dinamiche si mettono nelle condizioni di avere una riduzione del tasso di turnover fino al 28%. Qual è la vostra esperienza? Sì, assolutamente, un'esperienza molto positiva e molto importante. Se posso, vorrei ritornare proprio un secondo su quanto stava dicendo prima, perché giustamente stavate concentrando lo sforzo e l'argomento anche su, per quanto riguarda le donne. Ecco, ci tengo a precisare che la mia azienda, ma complessivamente il settore che io anche rappresento, Confindustria, è fortemente vocato per attrarre le donne. Più del 70% sono lavoratrici donne, che per noi rappresentano davvero la spina dorsale delle nostre aziende. Senza di loro non potremmo realisticamente portare avanti le nostre aziende, la nostra azienda, e soprattutto direi è fondamentale che questo ha delle ricadute importantissime sia per quanto riguarda il welfare aziendale, ma sia complessivamente come è strutturata l'azienda. Quindi oggi più che mai questo settore, che è in grande crescita e sviluppo, mi lasci dire anche in modo anticiclico rispetto agli accadimenti, sempre di più occupa le donne. Faccio, mi permetto di fare un annuncio da questa trasmissione, ma non per captarsi o benevolenze, ma noi stiamo cercando più di 1000 persone come forza lavoro sul territorio nazionale, e non le nascondo che incontriamo grandi difficoltà per la maggior parte, soprattutto al nord Italia, e mentre invece il sud è molto più reattivo e risponde molto meglio anche alle nostre sollecitazioni. E quindi mi ricollego alla sua domanda: sempre di più noi siamo attratti e formiamo manager, persone nel nostro ambito, perché è un settore in grandissima crescita e espansione, soprattutto per quanto riguarda il settore pubblico. Io immagino che la sicurezza del futuro non solo riguarderà la nostra vita quotidiana di tutti i giorni, lei pensi che noi solo sulla domestic violence credo che abbiamo messo in campo forse il progetto nazionale più importante, quando abbiamo scelto non solo di sposare la campagna che porta avanti dall'Avvocato Buongiorno, da Michelle Hunziker, ma più complessivamente dal Ministero che veniva ricordato prima, proprio delle pari opportunità, perché riteniamo che oggi più che mai dobbiamo garantire noi per primi una sicurezza alle donne, soprattutto non solo sul posto di lavoro, ma anche nella vita quotidiana. Decisamente, grazie per questo intervento. Grazie a lei. Vengo qui in studio dal Presidente D'Agostino. Prima si parlava, Presidente, del rapporto che c'era tra istituzioni, aziende, e si parlava anche di uno scatto culturale necessario per anche colmare alcuni gap che non sono solo di tipo, come possiamo dire, burocratico. Qual è il suo punto di vista? Come si può fare per attrarre i talenti femminili? Ma sicuramente noi ci portiamo dietro un retaggio culturale dove la donna appunto nei primi 900 non aveva accesso alla vita sociale, pubblica e men che meno lavorativa, quindi questo un po' rimane e contribuisce anche ad aumentare quel gap. Però io potrei quasi suggerire che ultimamente c'è un'apertura, nel senso che il fatto che la donna abbia raggiunto una propria autonomia lavorativa, anche economica e finanziaria, ha determinato anche un conseguente modo di vedere il ruolo genitoriale, ovvero sia alla parità di genere, tra virgolette, della donna lavorativa con l'uomo, ha comportato anche per l'uomo una consapevolezza di voler e di dover prendersi cura della famiglia. Ed è in questo ambito proprio che si sono incentrate quelle politiche del congedo parentale, che nel 2022 non solo è stato revisionato ma è stato anche aumentato. Ecco, sicuramente una politica del genere deve essere aumentata, cioè deve essere ancora più ampliata, proprio perché per dare una maggiore possibilità alle donne di poter conciliare la vita professionale con quella familiare. E una cosa importante è che le aziende, come diceva prima la Presidente Caprioglio, vengano, o meglio, pongano veramente
alla base come politica aziendale il gender pay gap, cioè l'eguale retribuzione tra le donne e gli uomini e le donne, in quanto è evidente che, o meglio, tutte le statistiche riportano che a parità di lavoro molte volte le donne hanno una retribuzione inferiore. In questo il legislatore è ultimamente intervenuto con la legge del 2021 Gribaudi, che ha previsto, abbassato una soglia dimensionale a 50 dipendenti per il rapporto annuale, che vada proprio a verificare le posizioni di genere e soprattutto le retribuzioni tra l'uomo e la donna, appunto dipendenti di quella particolare società. Però dobbiamo fare ancora molto. È vero che il PNRR sta dando un grosso input, sta dando una grossa spinta e una forse quella che potrà essere la più, come dire, la più importante potrà essere data dalla certificazione di parità, ovvero sia una certificazione che su base volontaria su cui si potranno dotare le aziende proprio per incentivare da un lato ad assumere le donne e dall'altro anche ad avere maggiori politiche di inclusione, di welfare e quindi sempre di conciliazione e cura lavoro per le donne. Ci auguriamo che appunto con queste politiche si ottenga ci sia sempre un meno divario, un gap sempre inferiore tra appunto gli uomini e le donne, e che soprattutto l'Italia risalga un po' le posizioni, perché a livello nazionale l'ultimo report del WEF ci dava al 63° posto su 146 paesi, e mentre dal punto di vista europeo 14° su 35, quindi ecco, c'è ancora tanto da fare, però sicuramente tanta strada è stata fatta. Assolutamente. E una curiosità, lei che cosa pensa delle quote rosa? Allora, prima di tutto io le chiamerei quote di genere, come quote di genere meno rappresentate. E io credo che le quote di genere siano importanti fin tanto che non ci sarà una cultura anche al femminile, nel senso che se non ci fossero state le quote di genere per quanto riguarda la legge Golfo Mosca nei CDA, o se non ci fossero state le quote di genere nelle liste elettorali, vuoi regionali, vuoi nazionali o vuoi europee, non avremmo avuto donne, tant'è che se oggi ci ritroviamo diciamo un po' indietro rispetto agli altri stati è proprio perché il principio, il concetto pari opportunità lo abbiamo avuto in Italia solo negli anni, primi anni 2000, quando vi è stato introdotto nella Carta Costituzionale, ed è da lì che poi è partito tutto il processo che ha determinato nel legislatore una consapevolezza di adeguare e quindi di prevedere queste leggi, che senza di loro non avremmo avuto oggi donne né nella vita pubblica, né nella vita politica, né nella vita societaria e nessun'altra. Ecco, ci auguriamo che queste quote non debbano più essere stabilite, perché sicuramente è mortificante dover ricorrere a delle quote per vedere delle donne, però siamo consapevoli che senza di esse non avremmo donne, e lo vedo ancora di più oggi come presidente, dove a volte mi fanno delle istanze perché hanno difficoltà o comunque non sono così propensi ad applicare queste leggi, proprio perché non c'è la cultura della donna, ad esempio, nella politica. Quindi necessarie. Grazie per questa sottolineatura. Io andrei adesso dalla Presidente Caprioli in collegamento. A lei una manciata di secondi per tirare le somme. Siamo in conclusione di puntata. Grazie. Io sono sempre ottimista e credo che stiamo facendo dei grandi passi avanti sia nella cultura d'azienda in generale, e anche l'utilizzo dell'employer branding è cultura d'impresa e anche l'inserimento femminile nelle imprese. Anch'io ero molto contraria alle quote di genere. Capisco che sono state necessarie per dare spazio, spero che molto presto non servano più. Perfetto, io approfitto per salutarla per il contributo che ha voluto apportare nel corso della nostra trasmissione. Buonasera, grazie. Grazie a voi, grazie ancora per l'invito e grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Buonasera.
Saluto anche l'altro presidente in collegamento, grazie mille per l'intervento, buonasera. Grazie a lei, grazie, saluto a tutti, grazie. In studio un ringraziamento al presidente D'Agostino, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito, buonasera a tutti. Per la parte tecnica un ringraziamento al nostro regista Danilo Cinquino, ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana.